Sull'arte delle fatto mano. Io mi chiamo Rita e vi propongo su questo canale tanti tutorial, l'uncinetto da realizzare insieme. Eh, è un canale che vi propone appunto diverse tutorial di diverse difficoltà, quello che andremo a fare oggi è una magliettina, una blusa eh, con le maniche lunghe, molto raffinata, molto elegante. Io ho aperto questo canale da un anno, poco più di un anno, un anno e mezzo e naturalmente il canale va avanti se eh, ci sono visualizzazioni e iscritti. Quindi quando avrete visto questo video, se vi sarà piaciuto, ehm, se volete potete andare a dare un'occhiata anche agli altri tutorial, eventualmente se il canale vi potesse piacere. Vi potete iscrivere è gratuito, è sufficiente cliccare su iscriviti e sulla campanella su tutte per aiutare, per darmi una mano andare avanti col canale. Ecco, ora vi presento un pochino questo cotone. Voglio presentarvi questo cotone che è di un colore meraviglioso. Non è né ciclamino, né rosa, né lilla, è un colore stupendo. È un puro cotone egiziano, non lucido opaco vi faccio vedere uno vedete la marca è sta praticamente è sotto non riesco a toglierla comunque è un filato che io eh, ho acquistato sul sito che comunque ci sono anche dei rifornitori in italia eventualmente per chi fosse interessato mi può, eh, si può iscrivere al mio gruppo che vi metterò il link nel box informazioni e eh, tramite il gruppo mi può contattare e io darò delle indicazioni per acquistare questo cotone. È un cotone di questi sono gomitoli da 100 grammi, una lunghezza di 380 metri. È un filato che si lavora con l'uncinetto numero 3. Sono disponibili un'infinità di colori anche di spessori eh, diversi. Questo si chiama Cairo, appunto. Lo spessore è di 380 metri ogni 100 grammi. Allora, io per questa camicetta, perché posso chiamarla proprio camicetta, andrò ad utilizzare un uncinetto del numero 3. Servirà la nostra forbice. Un ago da lana, che non è detto che io lo vada ad usare perché è un top down, però insomma, lo tengo sempre disponibile. I miei marcapunti e il mio solito metro da sarta. Le cose sono sempre quelle più o meno da tenere sempre in casa. Adesso, io questa maglia non l'ho già iniziata, la iniziamo proprio insieme, quindi non ho da farvi vedere nulla. Vi dico solamente che è un top down. Facile realizzazione adattabile a tutte le taglie si parte sempre e comunque dal stesso numero di catenelle che sono 144 io adesso ho già fatto la mia catenella vedete di 144 maglie e l'ho chiusa vedete ad anello facendo attenzione di non attorcigliare la catenella quindi la vado a chiudere come un centrino e comincio la mia lavorazione top down per quanto riguarda la quantità del filato vi metterò il, eh, nel box informazioni poi alla fine vi metterò le varie taglie cosa ne ho usato io perché adesso logicamente non lo posso sapere Ripeto 144 catenelle di inizio per tutte le taglie, perché poi il top down si allargherà poi in base ai giri che facciamo. Ho chiuso d'anello Ora iniziamo con la, il primo giro. Allora, iniziamo il nostro giro facendo una catenella, rientrando nel punto dove abbiamo chiuso la nostra giro, la nostra catenella e facendo una maglia, vedete? Una maglia bassa. Ora andiamo a fare una, due, tre, quattro, cinque, 6 e 7. Salto 5 maglie di base: 1, 2, 3, 4 e 5. Nella sesta andiamo a fare la maglia bassa, di nuovo. 1 2 3 4 5 6 e 7 Saltiamo cinque maglie di base. 1 2 3 4 5 nella sesta andiamo a fare la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo 5 maglie di base, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta andiamo a fare la maglia bassa. Ecco, questo è il primo giro, va lavorato tutto fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Qui vedete sono rimasti gli ultimi 5 sulla catenella che li sorpasso. Mi vado a chiudere qua sulla maglia, la prima maglia bassa con una mezza maglia bassa abbiamo lavorato 24 anellini di questi 24 anellini ne usufruiremo 5 per, per la parte delle spalle quindi 5 e 10 e 7 7 7 davanti e 7 dietro quindi 10 più 14 24 secondo giro partiamo facendo subito il nostro angolo siamo sulla maglia bassa, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, entro nella stessa maglia sottostante e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Questo è l'angolo. Ora facciamo... 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, passo tutto questo arco, vado sull'altra maglia bassa e faccio una maglia alta. 5 catenelle 1 2 3 4 5 di nuovo carico il filo vado sull'altra maglia bassa e faccio la mia maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 ancora Carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta. Andiamo a farne 5 che cominciamo a fare la spalla. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Uguale maglia alta su maglia bassa. 1 2 3 4 5 al quinto vedete abbiamo fatto 5 1 2 3 4 questo è il quinto andiamo a fare sulla maglia bassa seguente andiamo a fare l'angolo quindi carico il filo entro nella maglia bassa faccio una maglia alta una catenella, seconda maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, terza maglia alta nello stesso punto di base. Ora facciamo la parte davanti, quindi dobbiamo fare, qui abbiamo fatto 5, facciamo 7. Li facciamo insieme, 1, 2, 3, 4, 5 carico il filo vado sulla maglia bassa e supero e faccio la maglia alta 1 2 3 4 5 faccio uguale faccio i miei sette archi faccio sette 1 2 3 4 5 I primi giri li facciamo insieme. Perché poi, una volta capito il top down, si può andare avanti da sole. 1 2 3 4 5 Maglia alta su maglia. Bassa 1 2 3 4 vediamo quanti sono: uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questo sesto. contiamo 1 2 3 4 5 6 quindi questo è il settimo 1 2 3 4 5 adesso sulla prossima maglia bassa andiamo a fare l'angolo quindi carico il filo entro nella maglia bassa nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta una catenella una maglia alta una catenella e una maglia alta Ora rifacciamo i 5. Quindi portiamo 1 2 3 4 5 e maglia alta sulla maglia bassa. 1 2 3 Quattro, cinque. Secondo. Arco. Uno, due, tre, quattro, cinque. Terzo arco. Uno, due, tre, quattro, cinque. Quarto arco, ora facciamo il quinto arco 1, 2, 3, 4, 5, vado a fare l'angolo sulla prossima maglia bassa. Quindi nella stessa maglia bassa. Andiamo a lavorare una maglia alta, una, una catenella una maglia alta una catenella una maglia alta e ora finiamo l'ultimo lato di 7 archi 1 2 3 4 5 maglia alta su maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia alta su maglia bassa secondo 1 2 3 4 e 5 maglia alta su maglia bassa questo filo è molto bello da lavorare Sotto, però, la cinepresa si fa un po' fatica con le mani: 1, 2, 3, 4, 5. Maglia alta su maglia bassa: 1, 2, 3, 4, 5. Maglia alta su maglia bassa. 1 2 3 4 5 ne abbiamo fatti 4 5 sesto questo maglia alta su maglia bassa ultimo arco 1 2 3 4 5 Mi vado a chiudere, vedete qui siamo nell'angolo sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Chiudo con la mezza maglia bassa. Adesso diamo subito un'occhiata, non si vede ancora il nostro angolo. Si vedrà più avanti. E proseguiamo con i giri. Allora, Partiamo il terzo giro sempre dall'angolo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 3 catenelle di separazione: 1, 2, quindi 6 in totale. Vado nella prima catenella, vedete dopo la prima maglia alta e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione: 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nella seconda maglia alta dell'angolo e faccio la maglia alta 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 vado nella nella catenella seguente faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico il filo Faccio Una maglia alta sulla terza maglia alta dell'angolo. Ora lavoriamo i lati. Il lato il primo lato faccio 3 catenelle di separazione. Attenzione, ora vado a prendere i due archi insieme. Quindi prendo la una, la eh, prima, la 1, 2, la terza del primo arco e poi la quarta di quello sottostante perché sotto erano vedete, erano 7 e faccio la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, vado a fare, vedete qui dove c'è, la maglia alta vado a fare la maglia alta 3 catenelle di separazione 2 e 3 di nuovo faccio la stessa cosa prendo la terza del primo arco e la quarta vedete, del secondo le prendo insieme e faccio la maglia bassa 1 2 3 catenelle maglia alta su maglia alta ve lo faccio vedere un'altra volta: 123 catenelle. Prendo la terza del primo arco e la quarta dell'arco sotto, e faccio la maglia bassa. 1 2 3 carico il filo vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta ecco, questo la lavorate fino alla fine del primo lato ecco siamo vedete all'ultimo arco prima dell'angolo ecco qua c'è l'angolo la facciamo insieme 1 2 e 3 prendo la terza e la quarta sotto, catenella. Faccio la maglia bassa. 1 2 e 3 sono sull'angolo quindi iniziamo a fare l'angolo. Ve lo faccio rivedere. Carico il filo, vado sulla prima maglia dell'angolo, delle che sono 3 e faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vado nella catenella successiva e faccio la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carico il filo, vado sulla seconda maglia alta del dell'angolo e faccio una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 3. Vado nella catenella successiva e faccio una maglia bassa. Catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo, vado nella terza maglia alta dell'angolo e faccio la maglia alta e di qui ripartiamo facendo la lavorazione del, del lato 1, 2, 3, la faccio vedere ancora: prendo la terza sopra e la quarta sotto. E faccio la maglia bassa 3 catenelle maglia alta su maglia alta ecco adesso eh, voi mantenete la lavorazione sui quattro angoli e facendo appunto questa lavorazione sui lati e la lavorazione che vi ho fatto vedere sull'angolo ci vediamo alla fine del giro Ecco, siamo arrivati alla fine del giro, facciamo l'ultimo insieme, 1, 2, 3 catenelle, prendo la terza sopra e la quarta sotto, chiudo con la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, vado a chiudermi nella terza catenella, del, vedete qua siamo nell'angolo che sostituiva la prima maglia alta del giro. Chiudo con la mezza maglia bassa. Ok, ora partiamo con il prossimo giro. Il prossimo giro faccio una catenella, rientro nella maglia e faccio una maglia bassa. Ok, da qui carico il filo, vado, vedete qua c'è la maglia bassa, entro e nella stessa maglia vado a fare, carico il filo, vado a fare una una maglia alta una catenella una maglia alta nello stesso punto di base una catenella una maglia alta nello stesso punto di base okay. Ora salto questo archetto vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia bassa Carico il filo Salto l'archetto, vedete qua c'è la maglia bassa e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto di qua. Quindi, nello stesso punto di base, vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi sulle maglie alte del giro precedente, faccio la maglia bassa. Sulla maglia bassa faccio il motivo, cioè questo triplo, diciamo punto da qui, salto queste piccole catenelle, vado sulla maglia alta, l'ultima dell'angolo e faccio una maglia bassa. E questo è l'angolo. Ora iniziamo con il lato. Allora, durante il lato, cosa andiamo a fare? Facciamo la stessa cosa, cioè Carichiamo direttamente da qui il filo, dove c'è, vedete, la maglia bassa di prima, andiamo a fare lo stesso lavoro. Qui facciamo una maglia alta, una catenella, seconda maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, terza maglia alta nello stesso punto di base. Chiamiamoli per non sbagliarci punti V tripli. Ok? Da qui vado direttamente sulla maglia alta seguente e faccio la maglia bassa. Quindi anche durante il lato vado a lavorare sulla maglia alta le maglie basse. Adesso mi si è incastrato il filo, un attimo che no. sulle maglie alte vado a fare le maglie basse. Sulle maglie basse faccio il motivetto. Ok? Un punto chiamiamo il punto V triplo. Quindi da qui carico il filo, vado sulla maglia bassa vedete, e faccio il mio punto V triplo, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto di base. Sulla maglia alta del giro precedente faccio la maglia bassa. Ve lo faccio rivedere, carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio il punto V triplo, quindi 1, catenella 2, nel stesso punto di base, catenella 3, nello stesso punto di base. Facciamo tutto l'arco insieme, in tutto cioè scusate il lato, così dopo vi faccio rivedere a fare l'angolo. Allora, adesso abbiamo la maglia alta, quindi qua ci va la maglia bassa sulla maglia alta. Ora passiamo alla maglia bassa, quindi punto V triplo sulla maglia bassa, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. Ora c'è la maglia alta, quindi sulla maglia alta va la maglia bassa. Bellina eh? Ora c'è la maglia bassa, punto V triplo sulla maglia bassa. 1 una catenella seconda maglia alta, una catenella, terza maglia alta nello stesso punto di base, siamo arrivati all'altro angolo. Ve lo faccio rivedere quindi da qui andiamo direttamente sulla maglia alta dell'angolo, facendo la nostra maglia bassa perché sulle maglie alte facciamo le maglie basse carico il filo. Andiamo sulla sulla maglia bassa dell'angolo e facciamo il punto V triplo, quindi una maglia alta, una catenella, seconda maglia alta nello stesso punto di base, una catenella, terza maglia alta nello stesso punto di base, spero di essere stata chiara. Ora abbiamo la maglia alta andiamo a fare la maglia bassa sulla maglia alta carico il filo nella maglia bassa ancora il punto V triplo quindi una maglia alta una catenella una maglia alta una catenella una maglia alta, una maglia alta sullo stesso punto di base ora abbiamo la maglia alta sulla maglia alta facciamo la maglia bassa e così via e ripartiamo guardate che bello ripartiamo adesso con l'angolo nello stesso modo facendo vedete sulle maglie basse il punto v triplo 1 catenella 2 seconda maglia alta catenella terza maglia alta nel stesso punto di base e sulla maglia alta la maglia bassa il giro lavorando gli angoli e i lati come vi ho fatto vedere. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo punto V triplo nell'ultima maglia bassa, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. E da qui mi vado a chiudere vedete siamo qui all'inizio del giro dell'angolo c'era qui una maglia bassa mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa ecco allora il motivo è finito infatti è formato da 1 2 cosa sono 4 giri, 1, 2, 3, 4, adesso Lore, vedete. Che adesso ha preso la forma. Guardate che meraviglia, eh? la forma del tallow. Adesso vi faccio rivedere a ripartire con il primo perché prima siamo, siamo diciamo, partiti sulla catenella d'inizio. Adesso dobbiamo inserirlo sul motivo già lavorato. Dopodiché si ripeteranno i motivi. Come abbiamo già lavorato adesso allora semplicissimo anche questo siamo sulla maglia bassa ci alziamo con una catenella rientriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia bassa 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 superiamo tutto il punto v che abbiamo, abbiamo chiamato triplo no andiamo vedete sulla maglia bassa che c'è tra un punto v triplo e l'altro e facciamo una maglia bassa questo è il centro dell'angolo praticamente vedete 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 Superiamo il punto v triplo andiamo sull'altra maglia bassa e facciamo la maglia bassa quindi su ogni angolo andranno aggiunti fatti due archi dove si svilupperanno i due nuovi motivi che daranno l'aumento. Qui ci sarà l'angolo sulla maglia bassa verrà fatto l'angolo come abbiamo fatto, vedete qui e su questi due archi andrà l'aumento quindi un motivo in più di qua e un motivo in più di qua. 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 superiamo il punto v triplo andiamo sulla maglia bassa praticamente superiamo tutti i punti v tripli che okay? stiamo facendo la prima praticamente la prima il primo giro vedete di questi archi di 7 catenelle e così andiamo avanti per tutto il giro quindi Facciamo le 7 catenelle: 4, 5, 6, 7, maglia bassa su maglia bassa. Facciamo un pezzettino insieme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Superiamo il punto, un triplo, maglia bassa su maglia bassa. di filo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 superiamo il punto v triplo andiamo sulla maglia bassa facciamo la maglia bassa 1 2 3 4 5 6 e 7 siamo già, vedete, sull'angolo, quindi facciamo, superiamo l'ultimo punto V triplo, andiamo sulla prima maglia bassa dell'angolo e facciamo maglia bassa. Vi faccio rivedere a fare l'angolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Superiamo il primo punto V triplo, c'è una maglia bassa qua nel centro del, dell'angolo, facciamo la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Superiamo il punto V triplo, c'è la maglia bassa qui alla fine dell'angolo. Questa. facciamo la maglia bassa e ricominciamo a lavorare il lato quindi come prima le sette catenelle 2 3 4 5 6 e 7 superiamo il punto v tribo maglia bassa su maglia bassa ok ecco lavorate così tutto il giro ci vediamo alla fine Ecco, siamo alla fine del giro facciamo le ultime 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa di inizio giro ecco qua. quando siamo a quel punto qui prima di arrivare a fare un angolo dobbiamo fare un motivo l'angolo è qua vi faccio vedere a ripartire da qui perché appunto prima siamo partiti nell'angolo adesso partiremo eh, da un motivo prima poi saranno due motivi prima ci sposteremo man mano che cresce il nostro lavoro quindi vi faccio vedere la ripartenza da qui ma dopo sarà veramente facile continuare allora per ripartire da qua ci cioè, dobbiamo alzare con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 5 di separazione quindi 8 in totale 1 2 3 4 e 5 totale 8 andiamo a fare quindi il nostro motivo che sarebbe questo vedete al centro dove c'è la maglia quindi superiamo questo arco grande andiamo qui dove c'è la maglia bassa e andiamo a fare il nostro motivo di angolo che riparte quindi andiamo a fare nella stessa maglia bassa il nostro punto V triplo quindi una maglia alta una catenella una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base ok qui facciamo le 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e andiamo a fare una maglia alta saltando l'arco grande qua sulla maglia bassa e ripartiamo a lavorare il secondo giro quindi 5 catenelle 1 2 3 4 5 carico il filo salto l'arco vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 salto l'arco grande carico il filo vado a fare la maglia alta sulla maglia bassa 1 2 3 4 5 carico il filo salto l'arco grande vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta di nuovo di nuovo 1 2 3 4 5 carico il filo salto l'arco grande vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta Di nuovo 1 2 3 4 5 Vedete sono già vicino all'angolo. Carico il filo, salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e faccio una maglia alta. Ora siamo sull'angolo. Facciamo i due archi sull'angolo che mi permettono di fare il punto v triplo al centro. Quindi faccio 1 2. 4 5 sono sul centro, salto. Vedete la grande sono sul centro dove devo fare il punto u triplo dell'angolo. Carico il filo nella maglia bassa. Vado a fare il mio punto u triplo, quindi sullo stesso punto di base. Vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E riprendo con le catenelle 1, 2, 3, 4, 5. Carico il filo, salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta. e proseguo tutto questo giro nello stesso modo fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, vado a fare le ultime 5 catenelle: 1, 2, 3. 5 mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa e la terza catenella che sostituiva vedete la prima maglia alta del giro ecco qua è proprio bello è un pizzo bellissimo questo, questo motivo allora adesso io i giri ve li ho già fatti vedere tutti però le Rifacciamo qualcuno ancora insieme perché c'è una partenza diversa rispetto a prima, perché prima partivamo sull'angolo, adesso partiamo sul lato. Allora, adesso ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, quindi 6 in totale. Adesso andiamo ad unire i due archi come abbiamo fatto all'inizio, quindi entro nella terza catenella dell'arco sopra e nella quarta dell'arco sotto Guardiamo qua. e faccio la mia maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Ora siamo eh, sulla sull'angolo. Quindi andiamo a fare il nostro lavoro dell'angolo. Carico il filo, vado vedete qua abbiamo le tre maglie, vedete 1 2 3, le tre maglie alte, di una catenella entro nella prima maglia alta e faccio la maglia alta. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Vado nella prima catenella dopo la maglia alta e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro sulla seconda maglia alta del punto V triplo e faccio la maglia alta. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Vi faccio vedere a fare ancora l'angolo, vado nell'altra catenella del punto V doppio e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, vado sull'ultima maglia alta del punto U triplo e faccio la maglia alta. e da qui posso proseguire come vi ho già fatto vedere nel motivo precedente, perché è la stessa cosa, è solo che vi devo far vedere la partenza e la, e la chiusura del giro. Quindi faccio le 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo i due archi insieme la terza e la quarta sotto dopo ci fate l'occhio adesso perché sto registrando faccio un po fatica ecco faccio la maglia bassa 3 catenelle di separazione e così via vado avanti maglia alta su maglia alta e vado avanti per tutto il giro come vi ho fatto vedere nel motivo precedente ci vediamo qui alla fine del giro ecco siamo alla fine del giro facciamo l'ultimo 2, 3, vedete l'ultimo arco, uniamo con la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro. ecco Adesso vi faccio vedere a ripartire ancora con, con l'ultimo giro del secondo motivo e poi dopo potete insomma continuare perché penso che l'abbiate già compreso. Allora ora qua è il giro dei ventaglietti, la ventaglietta del punto triplo, quindi eh, ci ricordiamo che su maglia alta maglia bassa, su maglia bassa punto triplo. Quindi qua siamo sulla maglia alta. Partiamo con la maglia bassa, ci alziamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia, facciamo una maglia bassa e cominciamo da qui a fare i nostri ventagli sulle maglie basse. Quindi carico il filo, entro nella maglia bassa e faccio il ventaglio. Eh. Sbagliato. Ho fatto una mag... la... un ventaglio, il punto V doppio. Catenella, punto v doppio. Stiamo facendo vedete, questo giro qua. Il giro dei punti v quindi da qui vado sulla maglia alta, vedete questa e faccio la maglia bassa. Carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio il punto v doppio, una maglia alta. Una catenella e una maglietta e un'altra catenella e un'altra maglia comincio a fare le papere su stanca punto pau triplo ho detto doppio va bene allora ascoltate adesso io vi ho fatto vedere già le diverse le partenze all'inizio che si partiva dal Dall'angolo e le chiusure, e adesso vi ho fatto vedere le partenze e le chiusure del, del motivo partendo dal lato. Comunque, quando arriverete qua chiuderete con la maglia mezza maglia bassa nella maglia bassa e continuerete a fare la lavorazione. Come vi ho spiegato. Guardate che bello! È veramente molto fine! E secondo me viene fuori qualcosa di veramente bello, veramente elegante. Adesso io vado avanti, vedete, fino ad arrivare alla mia larghezza del mio seno. La faccio un po' più larga stavolta perché è una maglia molto sottile. Quindi io andrò avanti di solito adesso sono solo 26, di solito vado fino a 40 per mio figlio, ma andrò anche sui 42 perché essendo molto sottile e, tra, e delicata e poi, dopo, se è troppo larga, non va bene. Quindi, proseguiamo col top down e ci vediamo dopo quando ho raggiunto la mia larghezza seno e quando voi avete raggiunto la vostra larghezza seno, che può essere 50-55, quello che volete, 40-45, quello che volete. Bene, ci vediamo più tardi. Eccomi che io ho finito lo sprone del top down perché sono arrivata ripetendo i giri alla mia larghezza che mi serviva per la mia misura che mi serve per la, la mia ragazza. E dunque, adesso io vi, vi do due misure. Io ho ripetuto praticamente. Qua 1, 2, 3, 4, 5 volte il motivo e in più ho fatto il primo giro di un, di un altro motivo che sarebbe il primo proprio delle, delle catenelle e eh, eventualmente voi prolungate con il top down per raggiungere la vostra misura però ricordatevi che dovete sempre fermarvi per adesso andremo a unire la, la parte davanti col dietro vi dovete fermare sempre al giro vedete qua del primo giro di catenelle è lì che ci andiamo ad unire. Dunque, col mio filato, la mia mano e il mio accinetto ho raggiunto la misura di 42 centimetri Ho voluto farlo un pochettino più eh, morbida perché essendo molto sottile necessita di qualcosa sotto di un top bianco, per esempio nel caso del mio colore. Quindi, eh, io con la mia mano, l'incinetto e il mio filato ho ripetuto, come vi ho detto già, 5 volte il motivo e mi ha dato 42 centimetri dalla parte del seno cioè 84 in totale. E per quanto riguarda la eh, lunghezza totale dalla, della parte dello scalfo, mi ha dato 38 39. Adesso vi faccio vedere, a chiudere vedete il, il top down, ecco qua, come risulta. Adesso noi continueremo. Attaccheremo, vedete la parte del davanti con la parte del dietro adesso. Per continuare, io giro, vedete il mio lavoro dalla parte o oh, lo scollo verso di me. Questo è sul diritto. e Continuiamo a lavorare sul diritto. Cosa andiamo a fare? Prendiamo il quattro marca punti, marca, i marca punti per, perché così non, non vi potete sbagliare. Andiamo a metterli esattamente adesso, vi faccio vedere nei quattro angoli. Vedete, qua abbiamo l'angolo, sapete che la nostra lavorazione prevede che il primo giro di un nuovo motivo ci sia una maglia bassa nell'angolo. Vedete, questi sono i due motivi dell'angolo. Qui dove c'è la maglia bassina, andiamo a mettere il nostro marcapunti così non ci sbagliamo. Andiamo a farlo in tutti i lati, tutti gli angoli, scusate. Questo è l'altro. Lo facciamo anche di qua. Questo ci servirà come punto di riferimento appunto per, per la lavorazione. Ecco qua. E cominciamo a lavorare io adesso mi sono eh, come sicuramente anche voi vi siete vedete fermate qua sul lato e cominciamo qui il diritto quindi lavoro sempre to down sapete che la bellezza del top down è anche perché si lavora tutto su diritto iniziamo il secondo giro vedete io mi sono fermata al primo giro del motivo e facciamo il secondo giro e col secondo giro ci andiamo ad attaccare la parte davanti con la parte dietro. Quindi il primo giro prevedeva una maglia alta quindi 3 catenelle di sostituzione più 5 catenelle di separazione: 2, 3, 4 e 5 per un totale di 8. Carico il filo, salto l'arco grande, vado sulla maglia bassa e faccio la mia maglia bassa alta 5 catenelle: 1. 2 3 4 5 facciamo insieme questo pezzettino tanto l'angolo vicino e di nuovo maglia alta su maglia bassa 5 catenelle di separazione 1 2 3 4 5 e di nuovo maglia alta su maglia bassa 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, maglia alta su maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Ora siamo, vedete, sull'angolino. Nel giro precedente, nel, non nel giro, nel motivo precedente, dovevamo fare, vedete, queste tre maglie alte divise da una catenella. Quindi come, come facciamo? Facciamo la prima, andiamo nella nostra maglia bassa e andiamo a fare la prima maglia alta. Facciamo una catenella, carico il filo, rientro in questa maglia bassa e faccio una maglia alta chiusa a metà. Poi vado a prendere l'altro angolo, quindi faccio passare tutta la parte che riguarda la futura manica e vedete facendo così perché vado a lavorare sul diritto, carico il filo, vado vedete, dove ho l'altro marcapunti nella maglia bassa, punto qua dove c'è proprio il marcapunti e faccio l'altra mezza maglia alta e poi le chiudo insieme. Una catenella di separazione carico il filo rientro nella maglia bassa e faccio la terza. Poi vi farò vedere il giro seguente come mettere a posto il motivo. Ok? E ora proseguiamo facendo il nostro giro normale. Quindi le 5 catenelle, 3 4 5 carico il filo, vado a fare la maglia alta sulla maglia bassa. E così raggiungo di nuovo l'altro angolo quindi faccio tutto 3 Scusate, che sto contando. 5, faccio tutto l'altro il questo lato. Lavorando nello stesso modo, come io ho già fatto vedere, naturalmente, prima: 3, 4 e 5, vedete, maglia alta su maglia bassa. E raggiungo l'altro angolo. Ecco, abbiamo raggiunto l'altro angolo, ve lo faccio rivedere. Facciamo le ultime 5, 1, 2, 3, 4, 5. E siamo sul marcapunti, sulla maglia bassina del, del centro dell'angolo, carico il mio filo, entro proprio nella maglia bassa e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella maglia bassa e faccio una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, faccio passare tutta la mia... Il mio lato della futura manica: prendo sul diritto: l'altro ultimo angolo rientro dove c'è il marcapunti, esco. Chiudo a metà la maglia alta e chiudo tutto insieme, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nella maglia bassa. Dove c'è il marcapunti, faccio un'altra maglia. Alta. Ecco, e proseguiamo fino alla fine del giro con il nostro solito motivo. Quindi 5 catenelle, 3, 4, 5, maglia alta su maglia bassa, fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Mi vado a chiudere, qui avevamo le 8 catenelle, inizio giro, mi vado a chiudere nella terza con la mezza maglia bassa. Ecco. Ora eh, facciamo il terzo giro del motivo, che è quello di questo tipo di incrocio. Vedete qua. Allora. alziamo con le nostre 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 3 catenelle di separazione in tutto 6 catenelle adesso vado vedete ad unire come abbiamo già fatto fino adesso insomma stiamo proseguendo vedete con il nostro motivo lo faccio vedere anche se non vi dico perché lo sapete già seguiamo perché abbiamo l'angolo l'angolo vicino prendo la seconda del primo arco e la terza del secondo arco sottostante le unisco insieme con una maglia bassa 3 catenelle di separazione maglia alta su maglia alta e di nuovo 3 catenelle di separazione faccio lo stesso lavoro qua stiamo lavorando sulla sul lato normalmente. Ho che ho sbagliato, ho preso una catenella. Andiamo a rifare una catenella diversa non era quella giusta la presa questa di qua altrimenti si vede ecco adesso è giusta siamo quasi sull'angolo eh? così vi faccio vedere facciamola maglia alta su maglia alta e l'ultima 1 3 la seconda del primo la terza del primo arco e la quarta del quello sottostante ecco vedete che adesso siamo già arrivati qui nel nostro angolo allora facciamo 3 catenelle e terminiamo l'ultimo quadratino facendo vedete la maglia alta sulla prima maglia alta L'angolo che era l'angolo prima perché sono più un angolo ed abbiamo terminato i motivi e ora andiamo a lavorare, creando appunto un nuovo motivo in questo spazio. Quindi, cosa facciamo? Facciamo le 3 catenelle, 2 e 3. E andiamo a mettere eh, l'uncinetto in questo punto, qua vedete dove c'era la maglia alta doppia chiusa a metà, la maglia alta chiusa insieme, ma qui no, andiamo a creare un altro motivo come quello precedente, quindi facciamo la maglia bassa, e poi facciamo le 3 catenelle, carico il filo e vado a fare la maglia alta, vedete qua. Sull'altra maglia alta seguente e abbiamo creato un nuovo, vedete, un nuovo motivo come questi, perché adesso andremo a lavorare in tondo, non andremo più a lavorare un top-down di là con la, le, gli angoli, gli angolo non c'è più, quindi andremo a lavorare in tondo. E quindi qua sotto scella abbiamo fatto, abbiamo creato un motivo come questi. Su cui andremo a lavorare, quindi andiamo avanti facendo ancora i nostri motivi. Le 3 catenelle. Vado a unire la terza del primo, qui non si vede, qua, e la, la, la quarta del motivo sottostante. 3 catenelle di separazione, maglia alta su maglia alta, e così via. Fate tutto il lato. Poi vi faccio rivedere nell'altro, nell'altro sottoascella ecco ci stiamo avvicinando sotto scella. facciamo l'ultimo rettangolino qua quindi 3 catenelle entro nella terza su e nella quarta nel giro sottostante catenella chiudo con la maglia bassa 3 catenelle carico il filo vado a fare la maglia alta qui sulla maglia alta seguente ecco adesso qua vedete siamo nel sotto scella, Andiamo a ricreare un altro motivo. Quindi faccio le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui nel centro dove avevamo chiuso insieme le maglie alte e faccio la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado qua sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta. E abbiamo creato il motivo. E continuo con le 3 catenelle unisco le due maglie le due i due archi e, e continuo la lavorazione fino alla fine del giro la stessa lavorazione ecco siamo alla fine del giro faccio le ultime 3 catenelle 1 2 e 3 mi vado a chiudere nella terza catenella 1 2 3 che sostituiva la prima maglia alta del giro mi chiudo con una mezza maglia bassa ecco adesso noi continuiamo a girare in tondo a lavorare in tondo con il nostro motivo vi faccio vedere solamente un pezzetto a partire qui allora partiamo facendo una catenella questo è il quarto giro del motivo Ultimo, poi si riparte dagli archi, quindi ho fatto una catenella, rientro nello stesso punto di base faccio la maglia bassa. Carico il filo sulla maglia bassa, vado a fare le tre maglie alte. Il solito giro. Una, due e tre. sulla maglia alta vado a fare la maglia bassa sulla maglia bassa le tre maglie alte una due tre sulla maglia bassa alta scusate sulla maglia alta la maglia bassa sulla maglia bassa le tre maglie alte 3 sulla maglia alta la maglia bassa sulla maglia bassa le tre maglie alte una sto ripetendo il motivo quindi non sto a spiegarvi proprio a fondo lo faccio perché volevo arrivare appunto a farvi vedere sotto scella qui abbiamo la maglia alta quindi una maglia bassa abbiamo la maglia bassa quindi le tre maglie alte una due Abbiamo la maglia bassa alta e facciamo la maglia bassa. Adesso siamo, vedete nel sottoscello, andiamo a fare la stessa identica lavorazione, carico il filo sulla maglia bassa. Vado a fare le tre maglie alte 1, 2, e 3. sulla maglia alta vado a fare la maglia bassa ok e continuo la lavorazione fino alla fine del giro quando sarò arrivata alla fine del giro proseguo come vi ho già fatto vedere diverse volte la lavorazione di questo motivo traforato adesso andiamo a vedere un attimino Ecco qui, abbiamo unito, vedete? abbiamo unito il nostro top down e continuate scendendo appunto con la lavorazione dovete arrivare fino scendendo fino alla lunghezza che desiderate, che vi serve per la vostra altezza oppure per i vostri gusti. Poi eh, adesso io lo faccio, lo faccio, poi vedrò l'ultimo giro come finire il fondo, quindi voi proseguite per un bel po' fino ad arrivare, non so, un centimetro due prima della vostra lunghezza, col motivo, e poi faremo insieme il bordino. Ci vediamo più tardi. Ecco ragazze, io ho terminato la parte della, vedete, della maglietta. Mi sono allungata per 10 motivi, però eh, è una maglietta corta con 10 motivi, quindi misuratevela. Infatti mi dà 49 centimetri 49,50. Quindi se la volete più lunghetta dalla spalla 49:50 se la volete più lunghetta non c'è altro che allungarvi di un motivo due. Io adesso vedete, ho già fatto l'ultimo giro ho fatto una piccola rifinitura però adesso ne andrò a disfare un pezzettino ve lo farò vedere fare insieme perché è semplicissimo e poi ci attaccheremo con la manica vedete io ho già ho già fatto una manica vedete che bella comunque questa maglia se vi piace con la manichetta corta è sufficiente che vi fermate vedete nella misura che volete voi e che fate come vi faccio vedere adesso il giro col pippiolino: l'ultimo giro col pippiolino, quindi si può um, cambiare come si vuole. Quindi, adesso faremo il giro finale del pippiolino sul fondo. Che se uno vuole la manica corta, lo può inserire anche nella manichina. E poi, prima di fare la manica, andremo a rifinire il colletto: qua un giro di, collo, di, di scollo allo scollo, un giro di finitura, e poi ci attaccheremo con la manica. Bene, andiamo avanti. L'ultimo allora, giro di finitura di questa bellissima maglia non è nient'altro che il giro quello di vedete dei ventaglietti. Cioè l'ultimo di ogni motivo. Quindi eh, dovete solo aggiungere sulla terza maglia alta, eh, scusate, sulla seconda, quella centrale, sono, volevo dire sono tre maglie alte, quindi su quella centrale, che è la seconda, andiamo a mettere un pippiolino. Quindi più semplice di così, la maglia è già molto lavorata, non necessita di altre cose. Quindi vedete, adesso vi faccio vedere a finire il giro. Il, me il metodo è sempre uguale. Mm, anche l'inizio giro, come insomma, abbiamo iniziato. È l'ultimo, praticamente l'ultimo giro dell'ultimo motivo. Lo andiamo a fare in questo modo. Allora entriamo nella maglia bassa, facciamo una maglia alta, seconda maglia alta. Sulla seconda maglia alta facciamo una, due, tre catenelle e andiamo a chiudere, vedete alla base della maglia alta, andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa, ok? Carichiamo il filo, rientriamo e facciamo l'ultima, la terza del gruppettino del ventaglio, ok? Tutto qua. Quindi andiamo avanti col giro normale, entriamo nella maglia alta, facciamo la maglia bassa. Adesso ve lo faccio vedere un'altra volta che è l'ultimo vedete qua l'inizio giro carico il filo entro nella maglia bassa e faccio una maglia alta seconda maglia alta le 3 catenelle una due e 3 vado a chiudere il pippiolino con una mezza maglia bassa qui vedete prendo queste maglie qua della maglia alta sotto e la chiudo poi, carico ancora il filo rientro e faccio l'ultima la terza del ventaglietto. Tutto qua, vedete, adesso io sono già alla fine del giro e entro nella maglia bassa e chiudo il giro con la mezza maglia bassa, ecco qua. A posto. Adesso andiamo a vedere cosa possiamo come possiamo finire il colletto nello scolatura, vediamo. Guardate, questo è il secondo comitolo che sto usando, cioè quel 200 grammi. Non li ho ancora finiti, ho già fatto la maglia e una manica. È un filo bellissimo molto ritorto, egiziano quindi un filo resistentissimo che dura una vita anche da lavare, secondo me, in lavatrice, non fa nessun, nessuna, nessuna sorpresa, e è molto, rende molto perché, comunque erano 380 metri in 100 grammi, e comunque lavorato con un 3, quindi, insomma. Io mi sono trovata molto bene, penso che ne acquisterò altri altri colori perché poi c'è una gamma di colori infinita. Allora facciamo il nostro nodo d'inizio. Qui abbiamo la, la catenella d'inizio del top down, proprio catenella d'inizio. Qui vedete avevo dei fori di 1, 2, 3, 4, 5, entro nella quinta nella prima di catenelle ed esco prendo il mio nodo di inizio ed esco faccio una catenella rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa ok cerchiamo di tenere il filo un po sostenuto perché così la scolatura rimane a, a posto quindi entro nella seconda catenella faccio la maglia bassa una cosa semplice perché già la maglia è molto lavorata. Entro nella terza catenella, faccio la maglia bassa, su questa facciamo il pippiolino come abbiamo appena fatto sul fondo, quindi 3 catenelle, la chiudiamo sulla maglia direttamente, vedete, con la mezza maglia bassa. Entro nella catenella successiva faccio la quarta maglia bassa, entro nella catenella successiva faccio la quinta maglia bassa. Okay. Salto, vedete questa, questa catenella qua dove avevo fatto la maglia bassa nel giro del primo giro e vado nella catenella successiva e faccio una maglia bassa. Vado nella seconda, faccio la maglia bassa. Vado nella terza, faccio la maglia bassa. Ora andiamo a fare il pippiolino: 1, 2 e 3. La chiudo con la mezza maglia bassa. Lo chiudo: il Pippiolino, lo chiudo. Eccola qua. Vado nella quarta catenella, faccio la maglia bassa. Vado nella quinta catenella, faccio la maglia bassa. Okay? Ve lo faccio vedere ancora. Sorpasso questa maglia qui, questa catenella, vado nella prossima che è la prima delle cinque, faccio la maglia bassa. Seconda catenella, faccio la maglia bassa. Terza catenella, faccio una maglia bassa. Pippiolino 1 2 3 pipiolino fatto sempre su quella centrale la terza lo vado a chiudere con la maglia bassa entro nella quarta catenella maglia bassa entro nella quinta catenella maglia bassa quindi mi fate questa lavorazione tutta intorno alla scollatura Ecco, sono alla fine del giro della scollatura del bordino mi chiudo, vedete, qui c'è la prima maglia bassa del giro. Vado, mi entro con l'uncinetto. E mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Pegliamo il filo, dopo andremo a nascondere logicamente tutte le codine. Molto accuratamente. Che non si vada a sciogliere il lavoro. Vanno sempre fermate molto bene. Ecco qua come risulta la finitura avete, del collo, del collo della scollatura bene adesso cominciamo a fare la manica allora ecco questo il giro manica vedete che qua abbiamo, abbiamo i due i due marcapunti cosa facciamo entriamo esattamente eh, avevamo inserito se vi ricordate il marcapunti all'interno della maglia bassa quindi proprio dove abbiamo messo i marca punti entriamo con l'uncinetto il primo marca punti di destra infiliamo il nostro fai ho, ho fatto prima il nodo di inizio prima di iniziare il lavoro esco da questo marca punti e eh, da questo sì da questa dove c'era il marca punti faccio una catenella rientro e faccio una Maglia bassa, andremo a costruire adesso. Vedete il primo giro che qua nel sottoscella non c'è. Cosa vuol dire? Andiamo a fare le sette: vedete l'arco di 7 catenelle. Quindi facciamo una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E andiamo a fare un'altra maglia bassa dove c'è l'altro marca punti di sinistra esattamente nel foro dove c'è il marca punti e, vediamo. Ecco qua. e chiudiamo con una mezza maglia bassa ok ora possiamo iniziare abbiamo il giro completo possiamo iniziare Secondo giro del motivo perché vi mi ricordate che ci siamo fermati al primo giro quindi facciamo il nostro giro normale, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 5 di separazione. Totale 8, 4, 5, 6, 7 e 8. Carico il filo, faccio il mio giro normale. Vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Carico il filo, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta. Praticamente faccio il secondo giro del mio motivo fino ad arrivare un po' prima del, marca, del primo marca punti di destra. Vicino al marca punti faccio sempre le mie 5 catenelle 2 3 4 5. Carico il filo, salto il marca punti vado sulla maglia bassa subito dopo e faccio la maglia alta Vedete, ora siamo nel sottoscella e faccio di nuovo i miei, le mie 5 catenelle 3. 4 e 5 e mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del, del giro. Vado a chiudermi con la mezza maglia bassa. Ok, ora iniziamo il terzo giro del motivo. Facciamo il nostro giro normalmente. Quindi 3 catenelle che sostituiscono prima maglia alta più 3 di separazione totale 6 faccio il mio solito giro entro vedete nella prima nel primo arco nella terza e sotto nella quarta e faccio il mio solito giro 3 catenelle di separazione maglia alta su maglia alta 3 catenelle di separazione bassa prendendo i due archi quindi la terza e la quarta sotto e vado avanti così fino ad arrivare al primo marcapunti di, di destra ecco siamo alla fine del giro però dobbiamo fare il sotto l'ultimo vedete questo come lo andiamo a fare andiamo a fare le 3 catenelle 1 2 3 carico il filo abbiamo i due archi vado a unire quindi entro nella seconda catenella del primo e nella eh, scusate nella terza catenella del primo e nella quarta vedete, del secondo poi vado vado in quel vedete qua che c'è questo gruppetto sotto in parallelo e c'è questo forellino qua vedete entro in questo forellino unisco tutte e tre le cose quindi esco con un gettato faccio la maglia alta 1 ecco chiudo 2 ok 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 vado a chiudermi nella terza catenella di inizio di, di inizio giro qua con la mezza maglia bassa potete fare un po così e la maglia alta si abbassa ora andiamo a fare l'ultimo giro del primo motivo della manica che si lavora sempre nello stesso modo quindi parto con la catenella entro nella stessa maglia e faccio la maglia bassa carico il filo e vado a fare il mio ventaglietto sulla maglia bassa 1 2 le maglie alte, il solito giro che abbiamo fatto fino adesso quindi maglia bassa su maglia alta e così via fino ad arrivare qui al marca punti al primo marca punti di destra. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto un ventaglietto, vado a fare la maglia bassa sulla maglia alta. Adesso, differenza è che, qua dove avevamo fatto la maglia alta, andiamo a fare il ventaglietto sulla maglia alta seguente poi si metterà a posto quindi facciamo le tre vedete, le tre maglie alte sulla maglia alta che era quella che abbiamo fatto per unire il sottoscella e poi mi vado a chiudere direttamente all'inizio del giro con la mezza maglia bassa ecco adesso ehm, si è ricreato il, vedete, il giro normale anche sotto l'ascella e su questo continuerete a lavorare i soliti quattro giri del motivo che si ripetono fino ad arrivare vedete alla lunghezza, vedete i marcapunti che vi servono per contare, vedete da qui dove c'è il marcapunti infilato, vedete che parte potete contare il motivo. Eh, questo serve per fare le maniche tutte e due uguali, vagliarvi a fare a fare una manica più lunga e una più corta allora per questa manica che ho già fatto io ho eseguito in totale vedete ho ripetuto 15 motivi che sono di 4 giri l'uno e mi sono fermata al motivo dei ventaglietti al giro del ventaglietto che sarebbe proprio il quarto del che finisce il un motivo Dovete provarvela, non è detto che con la vostra mano, il vostro filato e la vostra lunghezza del braccio vi servano 15 ripetizioni del motivo dall'inizio della manica. L'importante è che vi fermate appunto sempre, potete fare un motivo in più, due, due in meno, due in più, però che vi fermate nel giro dei ventaglietti. Adesso io vi misurerò la mia manica per darvi più o meno un'indicazione cosa è lunga compresa dei 5 giri che andremo a fare poi di elastico la mia manica va contata dal marca punti mi misura in totale 52 centimetri con l'elastico ma questo perché il mio braccio cioè quello di mia figlia richiede 52 cm altrimenti vi allungate con il motivo traforato Bene, adesso io vado a finire i miei, le mie 15 ripetizioni dell'altra manica e poi dopo ci vediamo qua che faremo l'ultimo pezzettino di tutoria, andremo a fare, vedete, il polsino e poi questa magliettina è finita anche lei. È un progettino molto bello, un punto fin, elegante, semplice, ma eh, che dà, mh, indossato con un top bianco dà veramente un bel risultato. Eh, eh, all'occhio risulta molto elegante ci vediamo dopo per finire l'elastico ecco ho finito la ripetizione dei 15 motivi vedete per la manica e mi sono fermata esattamente al quarto giro quindi ho finito il motivo quello dei, di questi ventaglietti ora andremo a fare il polsino vedete qui è già stato fatto quindi andremo a stringere la manica e a fare il nostro polsino ho ecco chiuso il giro, vedete, mi vado a spostare sul primo ventaglietto che incontro, sulla prima, quindi mi sposto con una mezza maglia bassa, mi sposto sulla prima delle tre del ventaglietto e mi alzo con due, con due catenelle, questo sostituisce la prima maglia bassa. Entro nella maglia seguente faccio una maglia bassa. Da qui passo direttamente all'altro ventaglio, quindi salto questa. Lavorazione, vado all'altro ventaglio sulla prima maglia alta del ventaglio e faccio la maglia bassa. Entro nella seconda del ventaglio, la successiva e faccio maglia bassa. E di nuovo salto tutto questo spazio. Vado sul ventaglietto seguente nella prima maglia delle tre e faccio la maglia bassa. Entro nel seguente e faccio la maglia bassa quindi andiamo a lavorare due maglie basse sulla prima e sulla seconda dei ventaglietti, E man mano si andrà a stringere. Tenete magari un pochettino il filo, un pochettino sostenuto. Se per caso avete una taglia inferiore, vi ritrovate con un polsino troppo stretto. Cosa andate a fare? Perché, per esempio, vi faccio vedere l'altra manica, avete il polsino. Non è larghissimo, però eh, è sufficiente per perché sia un, un polsino morbido che non dà fastidio. Però se voi avete una taglia più piccola, adesso non so eh, dove vi siete fermati col to-down, tutto dipende da lì. Se vedete che il polsino vi sta diventando troppo piccolo, una sì e una no, oppure ogni tanto andate a lavorare tre maglie alte sul ventaglietto invece di due. e, e In caso contrario, invece... Se vi trovate una manica larga perché avete una taglia più grande e avete un polsino, vi risulta un polsino troppo largo. Andate a, a lavorare magari uno sì o uno no una sola maglia sul ventaglietto. Quindi regolatevi un po' per, per la vostra dimensione della mano che deve passare da questo polsino. Quindi io proseguirò lavorando adesso questo giro, lavorando una maglia bassa sulla prima e una maglia bassa sulla seconda di ogni ventaglietto. Vedete. Fino alla fine del giro. Per chi eh, però volesse mantenere la manica senza polsino, lo può fare, non fa il polsino, magari si allunga di un motivo in più perché naturalmente il polsino ha una, una lunghezza. E va a finire avete l'ultimo giro come abbiamo finito la maglia facendo semplicemente il giro con il pippiolino quindi ehm, c'è anche insomma questa possibilità e naturalmente se anche una vuole una manica cortina appena, appena accennata o tre quarti naturalmente il polsino non lo può andare a fare e anche in quel caso lascerete la finitura come abbiamo rifinito Penso di avervelo già detto nel video. Come abbiamo rifinito, vedete il fondo eh, con il pipiolino. Ecco sono alla fine del giro di maglia bassa. Da qui vado a chiudermi. Ho fatto la seconda maglia bassa sull'ultimo ventaglietto. Vado a chiudermi. Vedete, qua c'era la catenella di inizio giro e vado a chiudermi in questa catenella. Chiudiamo il giro con la mezza maglia bassa. Sì, se ce la faccio, <ride> allora ecco qua. Allora, adesso iniziamo il punto elastico. Punto, il punto elastico va eseguito per 5 giri a partire da adesso, quindi cinque ripetizioni uguali. E, quindi mi alzo con le tre catenelle che sostituiscono una maglia alta e comincio a lavorare il punto elastico che va eseguito tra una maglia e l'altra in rilievo, una in rilievo davanti e una rilievo dietro carico il filo vedete, entro nello spazio tra una maglia bassa e l'altra vedete abbraccio la maglia e faccio il punto rilievo davanti ora eh, facciamo quello dietro quindi entriamo nella maglia vedete questo punto da dietro abbracciamo le maglie basse, <ride> adesso ripetiamo oh, quella davanti perché vanno alternate. Quindi entriamo non davanti, non è, diciamo in un foro solamente, ma per fare il punto elastico. Va abbracciata la maglia prima in senso davanti poi in senso sul dietro e facciamo il nostro giro lavorando in questo modo ecco fatto il primo giro il punto elastico vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro allora per fare i giri seguenti praticamente si mantengono le maglie come si trovano quindi dove abbiamo fatto la... la chiudiamo meglio dove abbiamo fatto qua la chiusura ci alziamo sempre con le 3 catenelle 1 2 e 3 e proseguiamo a lavorare il punto elastico carico il filo quindi dove ci sarà la maglia alta presa davanti faremo la maglia alta presa davanti Carico il filo dove c'è la maglia alta presa dietro. Andremo a lavorare. La maglia alta presa dietro, così. Fino alla fine del giro. Poi chiudete il giro con la mezza maglia bassa. Vi rialzate ancora con le 3 catenelle. E andate avanti, col punto elastico per 5 giri totali. Ecco qua ho finito anche questo progetto, poi andrete a tagliare tutti i fili, nascondere le codine e, e vedete io sono andata a togliere i marcapunti che c'erano sotto le ascelle e questo progettino è finito, guardate che questa maglietta è molto, è molto, è molto fine, naturalmente va indossata con un top bianco sotto veste, una canottiera, però l'effetto poi sulla pelle è veramente molto bello. Spero di essere stata chiara fino in fondo, vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che hanno seguito fino in fondo questo video e mi hanno dato fiducia volendo realizzare e provando a realizzare questa maglia. Date un'occhiata anche al resto del canale, ci sono dei tutorial bellini, interessanti, eh, già anche insomma, mh, fatti da, da tante amiche del mio gruppo. E niente sotto il video troverete nel box informazioni cliccando quella freccettina a destra troverete le indicazioni un po' di indicazioni ecco sulla maglia sul mio gruppo vi metterò il link per entrare nel mio gruppo che è veramente un gruppo molto molto accogliente con persone insomma simpatiche e vi metterò anche il link che vi manda un gruppo dove vi potete informare: appunto, un gruppo che vende filati su Facebook, dove, vi, dove potrete informare se vi interessa acquistare questo filato, che è un filato molto di, quali eh, di qualità. È un egiziano: ah, non l'ho riuscito a rompere eh, con, con le mani, è molto, molto resistente. Quindi, sarà una maglia che vi durerà nel tempo, nei lavaggi, e troverete anche altri colori. E quindi insomma io vi saluto, <ride> ho finito anche questo tutorial, vi saluto e... e cominciamo un altro insieme. Salve, ciao ragazze, un abbraccio.